Sono tantissimi i giochi incredibili in arrivo su Game Pass questo mese, dai picchiaduro con samurai alle simulazioni di guida. Quindi diamo un'occhiata a tutte le novità, a partire da una che forse vi siete persi. Se avete sempre sognato di fare gli avvocati o se vi piace semplicemente strillare «Obiezione!», allora non potete perdervi Phoenix Wright e Ace Attorney Trilogy. In questo tris di visual novel giocherete come l'eponimo avvocato difensore mentre cerca di provare l'innocenza dei suoi clienti. Per farlo dovrete raccogliere informazioni vitali sul caso e poi scegliere il momento adatto per presentarle durante il processo per sbaragliare l'accusa e ottenere il favore della giuria. Con ben 14 episodi da giocare avrete a che fare con assassini sensitivi, maghi da circo e avvocati impostori. Insomma, assicuratevi che la vostra difesa sia prova di bomba e occhio ai cavilli legali! E se scoprirete che la professione forense fa per voi, non perdetevi la trilogia di Apollo Justice, in arrivo su Game Pass il 25 gennaio. Se avete un debole per XCOM e Indiana Jones, ecco il gioco che fa per voi. The Lamplighters League. Corre l'anno 1932. Un'antica setta sta per conquistare il mondo, tanto per cambiare. E l'ultima speranza dell'umanità è una combriccola di svitati. Non è il massimo, ma con un po' di abilità tattica scoprirete che questi emarginati non sono poi una pessima squadra. Ognuno degli agenti che potrete reclutare ha il proprio set di talenti o equipaggiamento da sfruttare, come pugnali avvelenati, pugilato, scudi corazzati e fucili di precisione. I combattimenti sono a turni, ma ogni missione vi dà la possibilità di aggirarvi per la mappa in tempo reale, eliminando i bersagli isolati e scegliendo la posizione ideale prima di iniziare a combattere. The Lamplighters League, già disponibile su Game Pass, è un'avventura tattica che vi stuzzicherà il cervello e manderà in visibilio i fan di Indiana Jones e la mummia. In Warhammer 40.000 Dark Tide vestirete i panni di un detenuto che è stato condannato a disinfestare una città invasa dai mostri. Una versione violenta del servizio civile, insomma. La cosa bella però è che avrete carta bianca sulla modalità di sterminio esatta e potrete quindi creare un personaggio su misura per voi. Che scegliate di affidarvi ad asce o fucili automatici o a una combinazione dei due, troverete il combattimento estremamente soddisfacente e la colonna sonora Synthwave è perfetta per menare le mani. I possessori di PC hanno già avuto il piacere di tuffarsi nel mondo cruento di Warhammer 40.000 Dark Tide, ma finalmente tocca anche a chi gioca su Xbox Series X e S. Ma corriamo al 10 ottobre, quando intendiamo battere tutti i record di velocità per scaricare Forza Motorsport. Se volete giocare d'anticipo, potete anche fiondarvi subito a precaricarlo. Sì, anche adesso. Ah, e la mancanza di numero nel titolo del gioco non è solo una trovata del reparto marketing. Si tratta di una vera e propria rinascita per la serie e per i giochi di corsa in generale. Forza Motorsport sfrutta la potenza di Xbox Series X e S per allestire un'esperienza di gioco incredibilmente realistica, grazie a una fisica avanzata che misura con precisione ogni interazione tra gomma e strada, tenendo conto perfino della mescola degli pneumatici e della temperatura della strada. Ah, e ovviamente pure di una bellezza unica. Una volta accesi i motori di Forza Motorsport, avremo molte altre cose da dire, quindi seguiteci, iscrivetevi e cliccate sulla campanella delle notifiche perché pubblicheremo prestissimo nuovi contenuti. From Space è un eccentrico sparatutto cooperativo a due joystick in cui dovrete fare squadra con gli amici per difendere la Terra da alieni provenuti. Sì, dallo spazio. Queste orride bestiacce rosa hanno invaso il pianeta e per eliminarle dovrete tirare fuori i cannoni. Ma anche i lanciafiamme, i lanciarazzi, le mitragliatrici o quello che preferite. Basta che rispediate gli extraterrestri a casa loro. Volendo potete anche salvare il mondo da soli, ma From Space dà il meglio di sé quando lo si gioca in compagnia. Unite le forze e formate la squadra anti-alieni definitiva. Questa è una delle cose più belle di Game Pass, secondo me. I miei amici hanno gli stessi giochi che ho io. Quindi chiamate un amico o tre e preparatevi a salvare il pianeta a partire dal 12 ottobre. E ora ci avanza giusto il tempo per parlare di un classico che andrà ad aggiungersi alla raccolta di giochi della serie Yakuza su Game Pass, ovvero Like a Dragon Ishin. Questo spin-off in tema samurai aggiunge un tocco di eleganza alle normali meccaniche di combattimento della serie. I giocatori dovranno infatti imparare l'arte della katana per vendicare la morte del proprio mentore. Ma se la raffinatezza dell'arma bianca non fa per voi, potrete sempre ricorrere alle più tradizionali scazzottate. Qualunque sia il vostro stile, Xbox Series X e S vi regaleranno una fluidissima frequenza di aggiornamento di 60 fps,
Like a Dragon Ishin arriva su Game Pass il 17 e gli abbonati potranno farsi un'altra buffata di Yakuza il 9 novembre, giorno del lancio di Like a Dragon Gaiden. In qualunque modo abbiano deciso di trascorrere l'autunno, il raccolto sarà davvero abbondante per gli abbonati di Game Pass. Quale titolo non vedete l'ora di provare? Fatecelo sapere nei commenti. Ciao!